Ciao amici, sono Yukali e vi do il benvenuto in questo nuovo video. Sono sicura che a molti di voi dopo l'ultimo direct di Nintendo dedicato ad Animal Crossing sarà tornato l'hype. Così come sono sicura che molti di voi saranno già ritornati sulle proprie isole in attesa del 5 novembre e in attesa di accaparrarsi tutti gli aggiornamenti riguardanti il gioco. Per fare in modo però che voi arriviate ben preparati, ho ben pensato di mettermi in gioco io e di portarvi dei tutorial che vi aiuteranno a prepararvi a dovere prima del 5 novembre. Ad esempio, siete poveri in canna, non ci avete manco una stellina e volete diventare subito straricchi per potervi comprare di tutto e di più appena esce l'aggiornamento? Bene! Quest'oggi io vi spiegherò come fare tantissime stelline in pochissimo tempo tramite un solo sito, chiamato Turnip Exchange. Quindi, se vuoi scoprire tutti i segreti per diventare un abitante ricchissimo, devi soltanto seguire la mia semplice guida. Turnip Exchange è un sito che ti permette di metterti in contatto con i giocatori di tutto il mondo per commerciare molto più velocemente e semplicemente le rape su Animal Crossing. Nel caso infatti tu non volessi aspettare di trovare un prezzo di vendita delle rape dai piccoli Nook che possa essere soddisfacente o che Brunella ti venda le stesse ad un prezzo basso, il sito ti mette a disposizione la possibilità di entrare nelle isole di migliaia di giocatori di tutto il mondo che hanno sia un acquisto che una vendita delle rape molto convenienti. Nella sua prima versione il sito ti permetteva di trovare alcuni dei codici dodo dai giocatori per poter fare lo scambio direttamente tramite quest'ultimo, ma a quanto pare questa sua funzione è stata disabilitata, ed ora è possibile scambiare rape con gli altri giocatori solo tramite il loro server Discord, che potete trovare in basso e che vi consiglio altamente. Oggi infatti vi farò vedere come scambiare rape proprio tramite il loro server Discord. Prima di tutto, come ogni domenica, andiamo dalla nostra Brunella di fiducia per vedere a quanto vende le rape. È consigliabile, per poter accumulare quante più stelline possibile, che il prezzo delle rape da Brunella sia dalle 90 alle 95 stelline massimo, in modo da poterle poi rivendere a prezzi altissimi e guadagnarci davvero tanto. Nel caso la vostra Brunella non dovesse avere rape ad un prezzo onesto, tramite Turnip Exchange c'è anche la possibilità di trovare le isole di altri giocatori che le vendono attraverso la loro Brunella ad un prezzo abbordabile. Oggi però fortunatamente la mia Brunella ha il prezzo che credo sia il più basso in assoluto per l'acquisto delle rape, ovvero 90 stelline. Quindi comincio a farne scorta per poterle poi rivendere dagli altri giocatori. La quantità di rape da acquistare dipende da voi, dalla vostra disponibilità economica e dal vostro tempo a disposizione, perché anche se questo è un metodo veloce per poter accumulare stelline su Animal Crossing, molto dipende anche dalla vostra fortuna nel trovare un giocatore che vi apra l'isola e abbia le caratteristiche per lo scambio più convenienti per voi. Quindi state sempre attenti a ciò che fate, e se ad esempio avete poco tempo, fate giusto un paio di giri di acquisti per riempirvi totalmente gli slot dell'inventario un paio di volte. Io per esempio, non avendo molto tempo oggi, ho deciso di acquistare in totale 8.000 rape, ovvero due inventari pieni. Una volta completati i nostri acquisti ed aver piazzato le nostre rape in un posto sicuro, procediamo con la ricerca di un'isola che possa avere una vendita delle stesse a condizioni per noi favorevoli. Qui tutto dipende da voi. Le opzioni disponibili saranno tante, da chi vi farà scambiare le rape per circa 100-200 stelline gratuitamente, a chi vi aprirà l'isola per farvele vendere a 500 stelline solo se gli date qualcosa in cambio. Non è raro però che ci siano giocatori che vi permetteranno di vendere le vostre rape ad un prezzo alto gratuitamente. Ma questi casi richiedono fortuna e tempo, quindi a meno che non abbiate molto tempo a disposizione per poter sbirciare il Discord di Turnip Exchange, vi consiglio di trovare un compromesso. Una mia situazione ideale, ad esempio, è commerciare con giocatori che richiedono fino a un massimo di 100.000 stelline per visita o al massimo un ticket Nook. In questo caso però sono stata molto fortunata ed ho trovato una giocatrice che mi ha aperto la sua isola dove i Nook compravano le rape ad un prezzo di 518 stelline chiedendo in cambio solo 100 stelline a viaggio. Una volta trovata quindi l'isola per commerciare le vostre rape, vi basterà cliccare sul link di Discord, che vi porterà alla pagina web di Turnip Exchange associata. Una volta qui, bisognerà cliccare sul pulsante Join this queue, inserire il proprio nickname in game e mettersi in lista per poter ricevere il codice dodo dell'isola in questione. Piccolo trick: è consigliabile rimanere molto attenti quando si cerca l'isola giusta su cui fare scambi, perché spesso le più convenienti vengono letteralmente prese d'assalto dagli altri giocatori, e se arrivate tardi accedere potrebbe essere molto difficile o quasi impossibile. Una volta finita la vostra attesa, un suono di una campanella vi informerà che è possibile ricevere il codice dodo per entrare nell'isola del giocatore. E da qui vi basterà darlo ai vostri dodo di fiducia per poi poter partire.
Una volta sull'isola, capiterà spesso che per non essere fregati i giocatori che vi ospitano vi chiederanno il pagamento anticipato. Quindi fate lo scambio e poi procedete a scambiare le vostre rape nel loro negozio di Nook. Mi raccomando inoltre di stare attenti ad eventuali scam. Non me ne sono capitati spesso, ma qualche utente furbetto potrebbe comunque esserci. Tenete bene a mente quindi che se l'accesso all'isola del giocatore è bloccato con oggetti, egli non potrà poi rimuoverli per farvi passare mentre siete in visita. Quindi, se vi capita una situazione del genere e vi chiedono un pagamento anticipato, fate domande e tenete gli occhi bene aperti. È molto raro che accadano cose del genere, ma interagire con l'altro giocatore durante il soggiorno sulla sua isola vi aiuterà a capire se può essere un utente affidabile oppure no. Ed ecco fatto, siete ricchi! Per un corretto funzionamento del tutto, fra l'altro, vi consiglio sempre di spostarvi tramite i dodo e non forzare l'uscita dall'isola, perché viene vista come un gesto maleducato, dato che questo meccanismo spesso fa sì che le connessioni fra le console vengano perse e potrebbe rovinare lo scambio agli altri giocatori. Ultima cosa da aggiungere è che la fila a cui avete appena partecipato vale solo per un singolo viaggio. Questo vuol dire che se voleste ritornare sull'isola dovreste rimettervi in fila partendo da zero, anche se conoscete già il codice dodo. Ma la community di Animal Crossing è sempre molto gentile e disponibile, e se proprio avete la necessità ed urgenza di tornare per un altro scambio o due, potete chiedere al giocatore di farvi il favore di non cacciarvi fuori dall'isola se provaste a rientrare per un veloce scambio. Nel caso però in cui siate troppo pigri per cercarvi un'isola su cui commerciare le vostre rape, vi vengo incontro io suggerendovi un'ottima soluzione. Tramite il sito Turnip Profit potrete scoprire se durante la settimana i Nook della vostra isola avranno le rape ad un prezzo conveniente oppure no. Utilizzare il sito è molto semplice, ma richiede dati ben precisi. In più, è totalmente in italiano. La prima informazione che ci richiederà il sito è quella del primo acquisto. Se infatti abbiamo acquistato da Brunella per la prima volta, l'oscillamento del prezzo delle rape sarà diverso. Importante è inoltre la sezione sul comportamento precedente delle rape, che influirà sul comportamento dei prezzi della settimana che verrà. Le opzioni sono 5 in totale. Scegliete oscillante se il prezzo delle rape da Nook è salito ed è sceso continuamente durante la settimana. Piccolo picco se durante la stessa c'è stato un picco di prezzo molto basso rispetto al resto dei giorni. Grande picco nel caso sia stato il contrario e quindi ci sia stato un prezzo molto alto in uno dei giorni della settimana. E decrescente se il prezzo delle rape è iniziato con un numero alto ed è andato via via scendendo. È possibile selezionare anche non lo so, ma il calcolo del prezzo delle rape non sarà preciso. Nella sezione successiva sarà possibile inserire il prezzo a cui avrete comprato le rape da Brunella ed infine tutti gli slot dei prezzi dei Nook nei vari giorni della settimana appena trascorsa. Non è necessario inserire proprio tutti i prezzi. In genere Turnip Profit riesce a farvi un buon calcolo anche inserendo la metà delle informazioni richieste. Ma se voleste essere proprio sicuri al 100% di quello che vi succederà con i prezzi della settimana, è sempre cosa buona giusta inserire tutti i dati. Una volta fatto tutto, in basso vi apparirà una griglia con le varie opzioni disponibili che vi suggeriranno l'andamento della settimana. Nel mio caso ce ne sono tantissime perché non ho inserito praticamente quasi nessun dato, ma se inseriste tutto, la griglia sarà decisamente più piccola. Da qui non vi resta altro che studiarvi tutto l'andamento e scegliere in che giorno della settimana andare a vendere le rape dai Nook. In più, nel caso aveste un grande picco, potreste addirittura decidere di aprire la vostra isola agli altri giocatori e fare in modo da guadagnarci qualcosina. Ma di questo ne parleremo in un altro video. E questo è tutto! Amici, questo era davvero tutto e quindi io vi ringrazio per aver seguito questo video. Come al solito vi ricordo che se il video vi è piaciuto potete lasciare un like o iscrivervi al canale. In più, se volete che faccia tutorial su qualche altra cosa in particolare potete scrivermelo nei commenti. Nel frattempo ti ricordo che da lunedì al venerdì, sempre alle 14, puoi trovarmi sul mio canale Twitch. Il link è in descrizione in basso insieme a un sacco di altre robe interessantissime. Per il momento da me è tutto, io vi auguro una buona giornata e alla prossima, ciao!